Una storia davvero toccante, una storia che fa ben capire quello che purtroppo hanno passato milioni di persone. Una storia terribile che noi dobbiamo ricordare, ripercorrere non ogni anno, non un solo giorno, ma dobbiamo ricordarlo tutti i giorni dell'anno, perché la storia di queste persone è la nostra storia. Ed è giusto commemorare queste persone, è giusto ricordare le atrocità che sono state compiute, i fatti inumani che sono stati compiuti, e pertanto io stessa ho avuto la possibilità, la fortuna di poter vivere, di vedere, visitare quei luoghi, Auschwitz, Birkenau, e credo che, come ha fatto il governo italiano, credo che anche l'Unione Europea dovrebbe in una qualche maniera incentivare percorsi, visite in questi luoghi, perché in una qualche maniera è importante raccontare, i racconti danno lo spessore di quello che è accaduto, ma vedere allo stesso tempo rende ancora più l'idea di quello che c'è stato e quello che ci ha preceduto. E pertanto, se oggi noi ancora vediamo atrocità che coinvolgono decine, migliaia di persone, noi dobbiamo mettere in campo tutte le azioni per far sì che quello che è accaduto non si riverifichi mai più. In una qualche maniera è stato anche ricordato ora durante la plenaria. È evidente come purtroppo queste atrocità ancora ci sono e ancora avvengono, e pertanto l'Europa deve essere presente, l'Europa deve fare la sua parte per garantire pace, per far sì che tutte le persone che sono ingiustamente trattenute, insomma, vengano liberate, che vengano garantita quella che è la libertà di scelta, la libertà di vivere in maniera umana. Queste situazioni purtroppo non dovrebbero esserci. L'Unione Europea deve fare la sua parte, deve essere presente, deve dialogare appunto per permettere che in una qualche maniera questa guerra e questo conflitto, che purtroppo noi in verità ricorderemo tra qualche anno e anche più di qualche anno, cessi il prima possibile.